Ciao a tutti amici, siamo a Trento, l'estate è finita e ci chiediamo come passeranno questo lungo inverno i trentini o le persone che vivono a Trento. Abbiamo l'intervistatrice, andremo in giro ad intervistare le persone che incontreremo a caso per chiedergli cosa faranno quest'inverno. E una via! Andiamo! Ciao, si gira! Ciao, siamo a Trento alla nostra prima intervista, vediamo se troviamo qualche giovane. Ciao. 5 minuti. Stiamo facendo una breve indagine su come sopravvivere all'inverno in Trentino. Tu come ti chiami? Gianfranco. Quanti anni hai? 25. E sei di Trento? No. Di dove sei? Di Reggio Calabria. Ok, e vivi qui, giusto? Sì, da un anno e mezzo circa. Come affronti questo lungo inverno in Trentino? Dimmi un po'. Diciamo che non l'affronto per nulla. Non è facile passarlo, abbastanza noioso. Nel tuo tempo libero che fai quindi? Nulla, essenzialmente nulla. Quindi non c'è niente da fare? No, poco. Diciamo che cerchi un pochettino di compagnia? Qualcosa da fare, locali? Sì, diciamo di sì, anche se l'ambiente non mi entusiasma più di tanto. Ok, quindi dobbiamo dare speranza al nostro amico Gianfranco. Lanciamo un appello per dargli compagnia e dargli qualche uscita. Non ti preoccupare, ok? Ciao! Grazie. Si gira. Ehi, ciao, posso darti 5 minuti per una brevissima intervista? Sì, dai. Stiamo facendo questa breve intervista per capire come passano il lungo inverno i trentini. Tu sei trentino? No. Di dove sei? Sono pugliese. Ok, però vivi qui a Trento, giusto? Sì, sì, vivo qui per lavoro. Come passi il tuo tempo? Boh, quando ho un weekendino libero vado a sciare. Così bello. Vedo che il look ce l'hai già. Sì, sì, bello, sto bello caldo, sto pronto per l'inverno. Quindi tu sei uno sciatore? Sì, sì, scio da quando ero piccolino. Sta in Puglia, ci sono le montagne. Non mi piace questa intervista. Facciamolo andare avanti. Aspetta. Allora, qui decido io, va bene. No, dai, andava bene come era. Facciamolo andare avanti. Ah no, sui. Ah, scusa. Dimmi via. Via. E lanciamo quindi questo appello per il nostro amico Antonio che ha trovato qualcosa da fare, cioè andare a sciare. Chiunque vuole andare a sciare con Antonio. Anche sci nautico, sì, va bene. In Puglia. Mi in raccomando, estate, soprattutto. Che più ragazze, bella la Puglia. Ragazze bionde e carine, giusto? Con gli occhi azzurri. Esatto. Ciao, si gira. Ok, le nostre interviste stanno proseguendo e speriamo di incontrare qualche trentino. Scusa. Sì, ciao. Salve, vuole lasciare un'intervista? Il lungo inverno in arrivo. Stiamo chiedendo alle persone come hanno intenzione di trascorrerlo. Innanzitutto, tu da dove vieni? Sei trentino? Sono siciliano, vengo da Catania. È il primo inverno che passi in Trentino? No, è il secondo, da un anno arancino e mezzo. Arancino o arancina? Innanzitutto arancino con la O. Lasciamo vedere. Però questa la devi mettere. Innanzitutto arancino con la O. Vengo da Catania. Arancina, mi raccomando. Bene ragazzi, abbiamo trovato un trentino non trentino che a quanto pare non si annoia durante l'inverno. Esatto. E questo è lo spirito giusto. Giusto, giusto. Lo spirito natalizio. Natalizio, senz'altro. Che dire ai nostri amici che ci stanno seguendo da casa? Ragazzi, veniteci a trovare qui in Trentino, non vi annoierete mai. Ma stai vendendo la Sicilia, no? No. Tu vai, devi far promozione per la Sicilia. Ragazzi, in Trentino, trascorrete l'inverno in Trentino, Sicilia, ma anche 35, in Sicilia. Soprattutto in Sicilia. A 35 gradi, ragazzi, a mare. Organizzi, vai con lo slittino, vai col sacco nero, andare in montagna, vai a visitare i laghi anche in inverno, anche se li trovi ghiacciati. Allora ragazzi, per tutti coloro che non sono del Trentino, ma che vengono a trascorrere l'inverno in Trentino, c'è tantissimo da fare e lui è l'esempio. Grazie. Ciao, grazie ragazzi, mille. Prego, ciao, ciao. Ciao. Come si dice, arancino o arancina? Si dice arancina con la A. Ok. A. Certo, a Palermo e Trapani arancina, tutto il resto del mondo è arancino. No, si dice arancina. Ma che non si dice, si dice Jack. Arancino. Tac. Tac. Tac, si gira. Ciao, come ti chiami? Beh. Sei trentina? Sì. Di dove precisamente? Trento Centro. Facciamo il green screen dietro, sì, e mettiamo un unicorno. Sì, abbraccio di gruppo. Scusate, se no venite nel video. Volete fare l'intervista? Volete fare un'intervista? Eravate così belli! Dopo, aspettate qua, poi vi intervistiamo. Vediamo. Aspettate là dopo. Facciamo anche registrando. Allora, secondo te c'è la possibilità di annoiarsi durante il periodo invernale in Trentino? Annoiarsi no, perché c'è di tutto. Dai mercatini perché è più tranquillo, alle piste da sci, il degrado un po' in giro, dappertutto, insomma. Per divertirsi. Ok, quindi consiglieresti di venire a Natale, a trascorrere Natale e l'inverno in Trentino? Sì, sì, 100%. Ok, ringraziamo Beatrice e... Wow! Allora, adesso intervistiamo l'amica di Beatrice, prego.
di Trento? Sì, certo. Come trascorri l'inverno? E ben brulè. Piste da sci, scio, mi diverto e nient'altro. Com'è la movida trentina? Dai, ci si diverte in Trentino, noi trentini siamo simpatici oltre che carini. Benissimo, ringraziamo anche Chiara per la sua partecipazione a questo Grazie. Video e un saluto a tutti. Quindi consiglieresti Trento d'inverno? Sì, certo, venite a trovarci. Ciao! Sto facendo questa breve intervista su come si passa l'inverno in Trentino. Voi siete di Trento? No. Qui dove siete? No. Palermo. Palermo. Sì, palermitani ovunque stanno. Come passate l'inverno? Mi ha praticamente ucciso con la coppa. Sotto le coperte. Vedremo. Ma chi ve l'ha fatto fare venire qua? Ancora perché l'università è molto buona. Quindi... Però dobbiamo inventarci qualcosa in questi inverno, non possiamo stare sempre a studiare a casa. Ho salito la PlayStation. Giusto. Lanciamo un altro appello per questi palermitani finiti in Trentino. Ma io posso... Hanno bisogno di una vita, hanno bisogno di amici. Cazzi, secondo voi vi ambienterete in questo Trentino? No, spero di sì. Sì, dai, sembra carina la città, dico poi tutto comodo. Sì, ma vi manca casa? Sì. Diciamo non casa a casa, gli amici e le persone strette. Vuoi mandare un saluto ai tuoi amici? Ciao sì, Bianca Barraia! Ha detto lui. Va bene ragazzi, allora vi auguriamo un buon inverno per chi rimarrà ovviamente. Grazie. Vi raccomando non annoiatevi. Voi raccomandazioni? Ok, le raccomandazioni che abbiamo avuto sono andare a sciare. Quello sicuramente. Okay, ragazzi, un po' l'intervista. Stop. Beviamo? Aspetta, no, continua. Andare a sciare dove? Andare a sciare e cioè, Fondone. Madonna di Campiglio. Vicino Cavalese, pattinare sul ghiaccio. Mondello. Ci sono i mercatini di Natale famosi in tutto il mondo. Quelle, rifacciamo questa. Rifalla. Allora, me l'allontanate il regista. Io sono voi. L'anima del dai. Va bene. La mamma sarà felice. Un saluto. Un saluto. Ciao. Mia madre. Un saluto. Ciao signora, ciao. Ragazzi, anche in Trentino si chiama arancino. No, arancino. Va bene. Ciao a tutti ragazzi. Ci vediamo nel prossimo video. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e lasciate un like. Ciao.